essere esaustivo, non potevo farlo, non volevo fare un'opera biografica perché un figlio non ha titolo per fare una biografia sul padre, ci vuole un distacco che un figlio non può avere con tutta la buona volontà. Questo è quello che è uscito. Se no, che gente saremmo, vi dico soltanto da dove nasce il titolo, poi vi passo la palla e vediamo se mi ritorna in qualche modo. Il titolo nasce da un'opera di Giovanni Arpino. Giovanni Arpino è stato un bravissimo giornalista e scrittore che con papà è diventato amico. L'amicizia nacque in un'occasione. Arpino era inviato della RAI e andò da Piano Gentile, dove l'Inter si allenava, per strappare un'intervista ad Herrera a Facchetti, che era ai primi calci in prima squadra. Herrera era molto protettivo nei confronti dei giovani che debuttavano in prima squadra, allora faceva un po' resistenza. Però Arpino sapeva che Herrera era molto vanitoso, allora disse all'operatore: mentre io lo faccio parlare, tu continua a riprenderlo con la cinepresa e vediamo se questo si scioglie. La cosa divertente è che nella cinepresa non c'era la cassetta. Dopo mezz'ora di chiacchierata, Herrera concesse questa intervista, i due si conobbero, divennero amici e l'amicizia si consolidò soprattutto durante il mondiale del 74, un mondiale sciagurato per l'Italia in Germania, in cui Arpino però ambientò un romanzo bellissimo, uno dei più bei romanzi sul calcio che siano mai stati scritti, che si intitola Azzurro Tenebra, un romanzo che finisce con l'incontro a Milano in occasione del mio battesimo. Durante quei mondiali Arpino disse a papà: se sarà maschio io vorrò fare il padrino. Allora papà lo chiama a Milano dopo la mia nascita, ma Arpino non si ricorda di questa promessa e dice: allora sei pronto? Dice: ma come, non mi hai detto niente. Ma mia madre interviene e dice: vedi Giacinto che non ti eri spiegato bene. Dice: io mi sono spiegato bene, come, perché nella vita quando si dice una cosa è quella. E aggiunse: se no che gente saremmo. E mi sembrava una frase molto indovinata, che per quanto potesse essere anche romanzata dalla penna di uno scrittore, mi restituiva mio padre nella quotidianità, non nelle cose gigantesche, nelle cose piccole appunto su cui si gioca il rapporto tra un padre e un figlio. Per esempio, cioè, figlio esce e dice: a che ora torni? Chiede il genitore: ma torno alle 6, alle 7. Alle 6 o alle 7? Quindi per me questo era mio padre. Scusate, prima di dare la parola a voi, volevo fare un'osservazione. Io ho letto con interesse il libro e ho sentito nelle parole di Gianfelice il dolore per il coinvolgimento del padre in una losca vicenda orchestrata da un certo Moggi. Una linguenda autentica. Non possiamo dire.